Buongiorno a tutti i duellanti e avventori, siamo giunti al 300° iscritto del canale, ordunque siamo qui con i miei due book. Io sono Seto, con me ci sono... Yugi e Joy. Sì, eccoci qui, oggi mi sa che parlerò più io che gli Perché altri, noi già però... l'abbiamo già portato il nostro Ma poi book. l'avete già visualizzato, Ci ha messo vediamo... solo 300 iscritti per farlo, sto book, Però comunque lei ne ha però... portati due rispetto a noi, C'ho quindi impiegato, sei vedi, versetto. c'è l'attesa, ha vanificato il lavoro, capisci? Partirei con il primo buchettino. Sono book da 4 pagine l'una. E 4 pagine, 8 pagine. questo è lo starter book di Kaiba. Ecco qui. Allora, narriamo la storia di Kaiba. Questo è il Kaiba di Bandai. Il Field Sento, qua c'è Unity che ricordiamolo, sono ancora il campione incontrastato di Vero. Seto Yugi Joy Battle, Epic Battle. Era la carta del vincitore del 3v3, tutti contro tutti. Uno, tutti Facevamo contro tutti in tre. in Esatto. 3. E qui infatti si nota che ci sono gli amici più Yugi e Joy. La foto l'ha fatta ovviamente Seto. La foto l'ho fatta io. E Esatto. quindi ci sta che stia qui. Le tre skill card con l'infezione virale, state attenti, la combinazione unione e il non è un mostro, è una divinità. E qua, vabbè, tra parentesi, battute Ne ho solo varie. tre, quindi. No, non ne ha di più, ma sono sempre con la stessa figura, Ah, quindi ne ho messe tre ok. perché ha queste tre varianti. Poi ci sono i due tokenini, questo del Legendary Deck e del CT, del Tin. E un'altra foto amatoriale di Seto con gli amici e Seto e Joy qua. No, scusatemi, Yugi e Joy. È Ovviamente l'invidia che lo fa l'invidia. parlare, che Sì, dice Seto e Joy, Seto Seto e e Yugi. Yugi e invece alla fine Yugi e Joy. Ma Cioè, non è vero, poi sempre Seto a scattare la facciamo foto. l'analisi del DNA su queste mani. Sono le mani di Chi Mokuba ce e lo di dice che Seto. non c'è, che non ci sia la E mano di di Roland. Roland e poi c'è Gozaburo. Cosa Poi viene pure. tagliata la mano di Gozaburo, allora. Esatto. Iniziamo con i draghi bilanci. Molto bene, allora, primissimo, si stanno, vogliono uscire dalle buste i draghi bianchi. Primissimo drago, quello dell'anniversary, due in giapponese, uno in lingua europea, in inglese. Molto bene. Grand Poi, artwork, oserei dire. sì, ovviamente con la firma di Kazuki Takahashi qua in basso a destra, non so se si nota Non si dal vedrà, video. puoi tirarne fuori uno e farlo Tiriamo fuori vedere in full questo HD. in full HD, è perché Sì. poi si lamentano che dal telefono non si vede. Chiedo lo Yap One e qua c'è la firma. Quindi non so quanto valga adesso sta carta, però me l'avevano Quelle regalata inglesi qualche anno qua, quelle fa. sono belle, sono proprio Beh, ma belle. anche queste sono No, comunque belle. giapponesi, sì, sono belle, ma non valgono Sì. ancora tanto perché probabilmente ne hanno stampate molte di Molte più. di più e le avevano comprate molte Anche di più. perché da noi non sono, cioè sono solo in inglese, da noi Sì. non sono uscite in altre lingue. Yes. Poi ho messo i tre del mazzo introduttivo Kaiba. Io vado a Tris, quindi tre del mazzo introduttivo Kaiba sono ultra rari. Tre del DP, del Duelist Pack, che sono super. Questi direttamente dal 2000 e cos'era, 15, non mi ricordo più, 14 forse, No, un po' prima, 13, forse 12. 12 Sì, o forse 13, 12, forse sì. anche 10, Anche, sì, 10 10 o mi sa, 11. Che è uscito 2010, poco dopo, sì, l'avevamo comunque 2010, dopo quello di Yugi, l'avevamo sì, neanche troppo troppo 2010, perché la dopo. gold del 2009 e il 2010. Sì. Questi fake, Orica, 3x, Belli ovviamente. anime, belli. Poi il 3x della Maximum Gold qui, e ovviamente le sto facendo in base all'artwork, quindi le ho predisposte così, e finisce quindi Legendary Collection Kaiba, solo Ultra l'ho messo, no scusatemi, solo uno ne ho messo, anche del Team 13, e ce n'è uno comune della Legendary Deck Kaiba. Qua i comuni mancano però. Mancano, infatti ho lasciato un po' di spazio, come vediamo qua dietro, perché ho messo Allora. quello della Bandai, versione
in inglese, non so, è forse l'unico che hanno fatto in inglese, però è Bandai sarebbe solo giapponese. A quanto pare l'hanno distrutto. Forse tradotto solo lui in inglese, non so, perché ne abbiamo trovati tanti promo in giro, esatto, forse era per il mercato asiatico, che fanno anche quelle carte lì, e quindi magari quella l'hanno fatta per quel motivo lì. Esatto. Asian. Quindi si va avanti con l'edizione, la primissima edizione, perché è LDD questo, con l'artwork di LDD, quindi, e ne ho tre, che tra comunque, cui prima edizione. Comunque scusate se ti interrompo, ma questa artwork qua è anche questa, è la più bella secondo tanta me. Tanta roba, perché sì, la prima è l'originale. Sì, dal manga. Sì, cosa. Però no, sarebbe questa l'originale. Sì, sì. Beh, che comunque, poi esatto, è stata rifatta con Konami da lì. Esatto. Però c'è da dire che questa è la più cattiva, fascino, esatto. Cioè con questi denti qua. E abbiamo detto quindi LDD prima edizione, LDD Unlimited e poi LDD 25esimo anniversary, che ha già visto l'unboxing del book, anzi del box. Sa già dove l'ho trovata, altrimenti andatevelo a guardare. Per le mozzafianti sbustate. Tanta roba col video. Mai dire mai, direi, direbbe Valentine. Chi? Valentine, esatto. Poi, salutiamo mai Valentine che sta guardando il sì, video. Sì, esatto, che vuole battere Yugi. Eccola. Ecco. È lei? È lei. È arrivata? Sì. L'aspettavamo. Retropacco, me ne manca il terzo, quindi gli ho lasciato lo spazietto, però spettacolari, guardate che bel giallo che era. È vero, quelle dei retropack hanno una fattura molto bella. Davvero dei bei colori. Mm. Anche tutte le altre carte magone, queste qui i gialli più che altro, i giallozzi. Mm-mm. Poi qua c'è il Kaiba Evoluzione, il deck, sì. Structure Deck era o Starter? No, starter Deck sì, Evoluzione, sì. Kaiba. Io avevo il Glorioso, da noi in quello di Yugi c'era il Glorioso e... Yes, e basta. Sì, forse... Perché gli Evoluzioni l'avevamo fatti solo a Yugi e Seto. E sì, qua c'era Drago Bianco e Kaiser. Magia Ombra. In America e in Europa. Poi okay. In realtà c'è quello di Pegasus, quello di Joy, Marik. Lasciate da un commento. Fatto lo structure da noi, che era un po' la fusione tra lo starter e i custodi di tombe. Ecco, se volete vedere anche quelli asiatici, mandateci un commento che li rintracciamo in qualche modo, li apriamo. Esatto. Che sinceramente siamo interessati a vederli. Poi prosegue con questa che era la Legendary Collection Kaiba 3x, poi questo invece era il Kaiba Collector's Box 3x, che è uguale, identico praticamente, però è Collector's Box Legendary, no scusate, LDS2 è sì, Legendary Duelist Season 2 sì. E ne ho lasciato un posticino così mi prendo anche il terzo 3x di Maximum Gold, molto tamarra. 3x del Team 14 Secret. Queste sono belle. Sì. Queste sono belli. Mm-hmm. Tra l'altro, una delle poche Secret, perché le hanno fatti quasi sempre. Ultra, super, ultra di colori diversi. Infatti, ce l'ho verde, blu e viola. Della sempre LDS2, perché le abbiamo fatti sia ultra normal che ultra colorato. Sì, effettivamente, Drago Nero, Mago Nero e Drago Bianco hanno poche Secret. Sono quasi sempre tutte sì. Ultra, edizioni particolari. Gold. Le hanno fatti nello Speed 2 la Secret. Sì. Nello Speed 2 Secret, ma non il Drago Bianco, perché non mi sembra ci sia Drago Bianco Secret Speed. Sì, c'è, però c'è. Versione tavola. Ma perché il Drago Bianco ha 6-7 varianti. Sì, è vero. E ovviamente non le hanno fatte tutte ogni volta. Ma con Drago Nero mi sa che ne... Ma sì, c'è. Sì, no, ne ha di più per forza. È Drago Nero che ne ha di meno. Con il Drago Bianco se la combatte, mi sembra. Non siamo tanto distanti. Sì, vabbè, però... Sì, è Mago Nero quello che li hanno fatte di più. Scusa, di Speed Drago Nero non l'hanno ancora fatto. Certo che l'hanno fatto. Sì, Secret. Sì. Non è vero. Andiamo avanti dopo queste balle, non ascoltate. Questa è l'altra variante Secret, questa spettacolare, una new entry, però era di, non mi ricordo anche cos'è FL. FL1. Non sai che neanche io me lo ricordo. Freedom Love, no, non lo so. Freedom Love, One Love. No, FL1 Yu-Gi-Oh!
Forbidden Legacy. Ah, famosissimo pacchetto. No, era, sarà la, pe- la no, famosa... Era una collezione di quattro pack. Era la promo. Sì, esatto, c'era il Mago Nero, Kuribo e il Drago Bianco. No, ma ce l'ho tra l'altro. Andiamo no, a farlo tutti, vedere. Tutti e due. Andiamo a farlo vedere. Mi sono ricordato di averli. Questo secondo me non ce l'hanno in molti. Eh beh, è un bel po' raro questo. Cioè. Sì, è. Questo è spettacolare. Questo è da avere in tre per. Questo è da avere in tre per, ma come tutti gli altri. E poi finisco con... il legendary di, cioè come il legendary duelist di quella con Sukaiba, il comune forse prima mancano, del secret ne mancano. Sì, tra l'altro, ma ci sta, ci sta comune maggiore di secret. Sì, perché è singolo, non ne ho singoli, cioè non ne avevo singoli. E anche il comune, però metti prima il secret più bello, signori miei. Questo setto Kaiba non signori so miei fare. Qui dobbiamo passare a una pagina un po' più particolare. Arriva del nonno di Kaiba. È arrivato il nono di Gozzaburo addirittura. Abbiamo il triplo prismatic 25esimo. Questo l'abbiamo già visto poco tempo fa. Il Draken con sì, esatto, luce, luce, direttamente da Berlino. From Hell. Poi Kaiba the Passion, qua com'è che era? PCK, sì, quindi quello vedere del videogioco. Gold 5 Ghost. Bella. Questo l'avevo preso a 5 euro, ragazzi. E lo trattavo anche male, ho detto 5 euro, Ghost, che bello. Invece no, adesso vale un casino. E niente, questo è dello Speed, Secret, normale. Secret anche le stelle, non normale, però dello Speed, quindi sappiamo benissimo come sono fatti. Il Trapper Ultimate, che vabbè, ho messo qui. Potrei metterlo Fortunelli nella... che a Yugi e a Seto sono usciti deck con dentro, esatto, l'Ultimate. Spettacolari. Infatti sto pensando di comprarne altri tre da mettere nel deck. Sarebbe la cosa più giusta. Poi il 3x di questo, che è la prima Legendary Collection. Quindi era ancora Limited Edition qua sopra e non qua sotto. Esatto. Ed era un... Vabbè, questi sono in inglese però. Non sono quelli in italiano. Però sono belli, sì. Poi questi sono dell'Hidden Arsenal, che è uscito qualche anno fa, l'Hidden Arsenal quello nuovo ovviamente, sì, la con serie Inaturia, uno. Esatto, la serie 1. Poi questo invece era l'SDBE, lo starter deck, 3x, lo Legendary Collection, quindi collezione leggendaria Kaiba, 2 Ultra e un Premium Gold 2. C'è un inglese e ne ho solo uno. Non si trovano più queste carte qui, difficilissimo. Ne avevo presi uno per ai tempi e adesso mi attacco. E dove, scusi? Mi attacco, inteso... alla punta del palazzo della Crepa. Sì, mi devo arrangiare così, cioè mi devo accontentare. Alla Cappella Sistina. Sì, alla fine a quello, cioè tutto finisce lì. Giapponico del deck giapponese che abbiamo aperto l'altra volta, anche questo comune. Dovranno e questo leggendario, tra l'altro, oserei dire il sì. Ah, allora uno spoiler. E poi Legendary nuova con l'edizione limitata sotto, Legendary 25esimo anniversario. Sempre Legendary Deck Collection e Speed Duel ma comune. Molto bene, passerei alla una delle ultime pagine dei Draghi Bianchi, quella col pianeta Terra alle spalle. L'ho tenuta un po' la pagina vuota perché queste sono tre per della Legendary Collection, ma esistono quelle, mi sembra, dell'edizione speciale, di sì, qualche edizione speciale. Poi vabbè, per me ne usciranno altre con questa artwork, quindi mi sono tenuto largo. E anche per questi sicuramente qualche comune mi manca, sì, e poi comunque magari aggiungerò altre due di queste, questi no, qua ce ne sono davvero tante, quindi talmente, non so se mi basterà neanche queste. È talmente tre. Un artwork che stanno facendo tanto che adesso che probabilmente può essere che pensa se Kaiba non distruggeva il drago bianco del nonno di Yugi, dovevi prendere il book da quattro parti per fare il 4 certo. Per ringraziamo mi ringrazio da solo per questa ritrovata. Ringrazio il me dell'anima. Del manga pat e poi partiamo con la variante film. Esatto, del film, quindi sono tre ultra normal, tre secret
queste sono spettacolari. Queste sono chic. Se quello, se lui, quell'altro era bellissimo, stupendo per la cattiveria, questo è chic. Questo è volante, quindi spettacolare. Ha il doppio attributo? Sì. Drago vola. È fatto il... È drago e la cristal. Secret, poi c'è Secret Gold, che sicuramente me ne prenderò altri due, ma manca anche quello Gold normale, tra l'altro, che non ho. Però ho il Secret Gold di nonno di Yugi, 20° anniversario. Esatto, questi sono rarissimi e quindi valgono un sacco. Poi finisco con quelli del manga, tre pere ovviamente, usciti nel team del 22 questi. E spettacolari anche questi comunque. Non so quale sia più bello tra questo e questo. Beh, no, secondo me quello del manga è tanta roba, perché anche solo... è comunque storico. È un disegno, cioè preso proprio dal manga. Esatto, però anche questo è bellissimo, eh. Cioè, sono due cose completamente diverse. Questo è quasi disegnato, penso, e questo invece è più fatto in 3D, diciamo. Penso che siano un po' tutti belli, ma come il Mago Nero, come il Drago Nero, sono dei mostri che hanno curato talmente tanto che... hanno tutte le artwork stupende, a parte quella del Mago Nero, quello viola. Quello viola che neanche a me piace. Le braccia incrociate. Quello esatto, è quello sempre stato un po' schifato da chiunque. Sì, no, anche a me non piace. Cioè, obiettivamente... Cioè, è più bello quello di Arcana Rosso, sì, che ha un senso. Sì, quello va bene, è anche più cattivello. Esatto. Cioè, quello sembrava... No, ma poi quello ma quello azzurro è anche bello, ma gli altri artwork, è proprio brutto quell'artwork messo così, sì, con le braccia incrociate. Sì, sì, è l'artwork. Poi proprio... il colore non è tanto... Cioè, l'avessero fatto... in scena sarebbe stato più carino. Ah, ecco, tra l'altro era l'altra, la super, che c'era nello starter deck Yugi Evoluzione, era il Mago Nero, però con quell'artwork lì brutto super si trovava dentro lo starter deck di Yugi Evoluzione. Ok, è vero, sì sì sì, infatti brutto, peccato. Ce ne faremo una ragione. Finisce quello del Jump nell'universo e oltre. Questo in uno per, perché vabbè, è già tanto averne uno. Quello è spettacolare, cioè quello è particolarissimo. E beh, questo bel Jump poi, cioè, non so neanche se lo ristamperanno facilmente in altre varianti, in altre rarità. E in teoria... E in teoria... Manca un artwork. Cioè, che... sì. Manca un artwork, quella giapponica con Kaiba e dietro il drago bianco. Sì, quello è quella sarebbe bello. Ma chi ve l'ha fatta quella foto, visto che di solito era lei? No, c'era l'autoscatto. C'era non è stato... il bastone da selfie. Roland. No, infatti non è stato Roland, no, quel cameo, ma che fa niente. In quel periodo avevamo litigato. Ah, è vero? No, l'avevo estradato. Era il periodo in cui facevo uscire, tu gli dicevi GX, sì, sì, e lui faceva uscire Arc 5, non capiva. Non capiva, punto. No, 5DS Arc 5, sì, 5 c'era, capiva ma... male, capiva ma male, vabbè. Andiamo avanti, qua si salta un pochino, lascio un po' di spazio per i draghi bianchi. Niente, basta. E poi si parte col Fusion Deck. Quindi, primissima carta Orica, Cavaliere e Signore dei Draghi, versione Duelist Pack e versione Legendary Collection Kaiba, quindi Ultra e Secret. Bello comunque, vabbè, l'ho messo anche io, non so se ce l'avevi anche tu, Yugi, nel book. Ecco, sì, lo teniamo entrambi, visto che è in combo tra Glorioso Soldato Nero e Drago Occhi Blu Finale. E poi ci sono i Draghi Occhi Blu Finale, sempre Orica, poi ci ho messo DP Kaiba e Legendary Collection Kaiba, così facciamo le accoppiate sopra sotto. Poi questo del Jump, ultra raro. Quello Ghosto raro. Bello. Ghost from the Past 2. Lo facciamo vedere da vicino perché non si vede. Sì, questo... Eccolo qua. Specchio riflesso. Beh, quello è Ghosto così. Ghosto raro, eh. Anche se la olografica del Giappone è 7 volte più bella. Però ci accontentiamo della Ghosto. Ma sì, ma noi siamo plebei. Esatto. Poi, retropacco. Numero 1, no, non esiste il numero, cioè non fatto sì, di altri, no, dico del 2 non l'hanno fatto, sì, però sì, retropacco 1, sì. Secret raro, poi ci ho messo l'ultra raro della LDS2, ultra raro verde, ultra raro viola, ultra raro blu, sempre LDS2, e poi c'è quello dello, quello dello Speed Duel, ed era però questo del pacchetto, Gold 1,
Legendary Deck Collection e raro del Duelist Pack rivali. Beh, no, cos'è che è? Battle City, mi sembrano, di PRP e Rival, vabbè, del rivali del Faraone era, sì, mi sembra, Duelist Pack. E poi la piccola picca del Guardiarata. Esatto, sì, che non è il drago finale occhi blu, questo si chiamava il Wicked Chain Blue Eyes, sì, cioè i valori sono più o meno quelli, sì, esatto, perché ci sono le catene davanti, che adesso purtroppo della Bandai non so perché hanno fatto quelle, dovremmo vedere per la un po' di lore di quella parte. Mi ricordo, ma il drago, allora, finale c'è mai a pezzi, giusto? No, è così uguale, è questo praticamente. E questo però fatto poi in quattro carte. Ah, in quattro carte, ok. Esatto. Divisa, l'immagine divisa, che in realtà in ormai quattro, praticamente, cioè loro sono stati, la Bandai è stata così così futuristica che adesso tante carte le fanno, esatto, che le compongono, e loro già al tempo le aveva già fatte, l'avevano così già fatto. Pazzesco, la storia si ripete, esatto. Ma infatti le sto facendo, quindi ne ho solo due. Ho quelle due sotto qua, mi manca quella sopra, le due sopra. Comunque questa è bella, primissima, una delle primissime che gioca. Poi ho messo quindi il lucente, bellissimo, del film e della Legendary Collection Kaiba, Super Secret. Belli, spettacolari. Poi in teoria mi manca un altro secret di un pack particolare. Comunque non so se l'avrò mai, ma l'ho messo qui visto che va evocato con il drago finale occhi blu. Poi ci sono le altre fusioni, X, YZ e X, YZ raro, super raro. E le altre due fusioni sono, le uniche due fusioni di questi mostri qua, X, Y, Z, sono XY, Cannone Drago l'ho messo raro perché quello ultra ce l'ho nel mazzo, quindi andate a riguardare la deck profile se volete. E qua ho messo un po' di varianti di X, Y, Z, quindi quello raro del DP. Super del DP, no scusate, allora... Questo era della Millennium Pack. Questo del DP Super Kaiba, raro del DP di Chaz, ultra della DR1, ultra, che sono, allora ho messo due varianti così e due varianti da sotto, così un po' trasversali, e sono una della Legendary e uno, e questo è quello in giapponese, Legendary Collection questo. Poi le altre fusioni sono il Rabbid Horseman, che è il Cavaliere Rabbioso con Ascia da Guerra e Centauro Mistico, chiamata la Batla Ox. Ed è femmina, ricordiamo. Sì, ovviamente. E anche il Centauro Mistico, che fanno un uomo, però due donne insieme fanno un uomo. Esatto. Che è abbastanza incavolato ed è anche misogino. Come quindi... demonetizzare il video di sì, YouTube. Vabbè, ma ormai demonetizzeremo tutto, faremo un bel TP a 1,90€ per conoscere cosa facciamo nel nostro tempo libero, esatto, per farvi sapere cosa facciamo oltre a scaccolarci e fare i book dei personaggi, esatto. Tre per di Drago del Tuono, bando alle ciance, li ho messi tutti e tre anche se ne servono due per fare il Drago di Tuono bifronte, quindi questi sono della Legendary e questo è del PMT, tridoni metallici. Poi ho messo Zana di Critias, che è la poli, diciamo, comunque uno dei materiali da fusione per fare le fusioni che verranno in seguito, ed è il primo con Virus Distruggicarte, che va a creare Drago Virus del Destino, versione ultra blu, ultra viola, ultra verde, sempre di LDS2 e ultra normale. Ultra. Critias con ala tiranna, che va a formare Drago Tiranno Esplosivo, che va a formare Drago Tiranno Occhi Blu, equipaggiato con un Drago Bianco Occhi Blu. C'è anche Ultraman nel mazzo e lo stesso vale per le altre due fusion. E l'ultima l'ho messa, Forza Riflessa, Mirror Force Dragon, ma in realtà la gioca con Yugi, appunto. Però, tanto c'era spazio. Usiamolo questo spazio. Si passa ai mostri con effetto. Pagina di Obelisk the Tormentor, il tiranno, primissima Legendary Collection. No, scusate, questa non è la Legendary. Questa è YGLD, che erano i deck di Yugi. Ah, sì, è vero. Erano sì, i deck c'erano di Yugi. Tra le divinità egizie, è vero. Esatto.
Questa è la 25esimo per questo. No, però esiste anche 25esimo, non ce l'ho io. Sì, sì. Non ce l'ho io. Infatti ho guardato, me ne mancano, mi sa, una decina. Io l'avevo preso, mi sembra, questo qua. Io ce l'ho, ce l'ho. Esatto. Tutte e tre 25esimo vecchio. Vecchio, sì, esatto. Mentre questo è YGLD, questo è della 25esimo nuova prismatico. Questa è del deck, quella di Obelisk, quello che è uscito un annetto fa. Sì, è vero, sì, sì. Deck Obelisk. Questo è Legendary Collection, Deck Collection, quella con tre deck. Questo era del Tin con Obelisk e Seto Kaiba, quello con in copertina Seto e Obelisk. Questo è dello Speed, Speed Duel, non dello Speed dell'identità digitale. Questo è del Tin 2019, versione Eco, poi questi sono tutti lo stesso artwork. Questa invece passiamo a quella con la firma di Kazuki Takashi, che si sono strarivalutati. Infatti me ne manca uno, ma costa un casino. Questo quindi Secret del Tin, Gold del Gold della Gold 4 e Movie Pack Ultra, ma poi c'è anche Gold, eccetera, eccetera. Però questa non mi piace tanto come artwork, mi piacciono di più questa. Questa perché invece vabbè, sai che tutte e tre le film, quelle del film sono belle, sia Rocket, sono belle, ma mi piacciono di più questi. Questo, poi mi manca quello geroglifico. Questo è blu, allora quello blu forse è il più iconico. No, è però belli sono anche gli altri. È l'artwork originale, infatti dovremmo giocarli così noi. Cioè, tanto lo sappiamo cosa fa. Andiamo avanti con i mostri con effetto. Partiamo con il mitico signore DD. L'ho messo in giapponese come primo, ultra raro. Esatto, ma è bellissimo anche questo del BPT. Boss Monster Secret. Di Mokuba. Boss Monster di Mokuba, ricordiamolo. BPT intanto. Del mazzo introduttivo Kaiba, dello Speed Duel, che era però pacchetto anche questo, STP, no, del Tournament Pack. Sì, esatto. Sì, sì. E Common del DP. Del due respec Kaiba, ovviamente, visto che ci sono 15 DP diversi per questi personaggi. Poi Cavaliere Lama del Tin, Ultra del Speed Duel, raro del CP, quindi Champion Spec, dei primi OTS, insomma. E Blade Knight, sempre comune, sempre lui, comune del Legendary Deck, dei tre Legendary Deck. Poi Kaiser Cavaluccio Marino Ultra del mazzo, come dicevamo prima, evoluzione, raro del DP Kaiba e comune dell'SDR, vabbè, volevo metterlo del DB2 in realtà, ma ho messo questo qua, non so neanche io perché, onesto. Forse perché è in italiano, allora l'ho tenuto tutti e tre in italiano. Poi, qua partiamo con l'Emperor, Secret del nuovo Yok, 25esimo, Ultra del Jump, Ultra di TLM, quindi edizione speciale TLM, e DR2, Ultra di DR2, The Dark Revelation 2. E per finire, quello del TOC, Toon Chaos. Mm-hmm. Ti raro. L'hanno fatto anche Collector, giusto? Non mi ricordo più. Sempre di quel pack. Me ne mancano un casino anche di questi. Sì, 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 c'è. Beh, Ultimate è nel deck, quindi ce l'ho, però non l'ho messo qui. Beh, la roba più bella la teniamo nel Collectors deck. Collectors andrebbe preso, eh. Collectors andrebbe preso, quindi se volete donarmi da casa i soldi, io lo prendo. Libane in descrizione, Libane al bar invece. Poi andiamo avanti. Dopo questa, tanti dopo questa mi sa che spengono il PC. Neanche il video. Dal tasto. Sì, sì, pip, finita. Manticora Mosaico, che ho scelto di metterla qui perché è una delle prime carte che si vede nel manga. Sua. Di Kaiba, di Seto, ovviamente. Quindi prima ho messo quelli un po' più iconici. Sì, poi comunque che mazzo introduttivo, Cavaliere Lama dei primi Tin, evoluzione, Emperor. E poi Manticora. Sai che è il fratello del Cavaliere Lama e il Cavaliere Cammello? Ok, passiamo alla prossima pagina. Passiamo al dessert, allora. Esatto. Allora, andiamo avanti. Joy non ha sentito niente. Meglio, meglio. Joy è in catalessi in questo momento, non sta ascoltando. Passerei comunque al bellissimo Guerriero di Ardesia. Nel gioco quello? Questo è del VC4, sì. Prismatico, Secret, ecco. Quelli poi, che si trovano nel Game Boy. Mi sembra, non mi ricordo se era Game Boy o PlayStation. Vabbè.
comunque un giochi, perché non li abbiamo mai presi noi quei giochi lì, se non quelli del DS. Avevo quelli del 2006, quello del esatto, prima, eravamo già un po' troppo fuori fase per trovarli. Questo che era il TFK, che è ancora un'edizione speciale, super. Non mi ricordo neanche io. Raro, questo era del Battle Pack, e comune, vabbè, lo messo dentro sempre del Battle Pack, però, cioè, hanno fatto quattro rarità diverse del Guerriero d'Ardesia, che nessuno si ricorda che è una carta di Kaiba, vabbè, comunque, tanto meglio. Poi, Signore dei Vampiri, spettacolare, Secret del primo DCR, Dark Crisis, Ultra del RDS, quindi però edizione limitata, quindi dell'edizione speciale che precede, no, era successiva di sì, era solito che trovavi una carta che si trovava prima in rarità downgrade praticamente. Esatto. Poi quello della Legendary Collection Kaiba, del DP Kaiba raro, e questo è della Legendary Joy. Come Legendary Joy? Ma infatti, attenzione, perché? Gliel'ha rubato. No, sto scherzando, è prima edizione, però l'ho messo comunque. Bellissimo, poi comunque i colori erano belli, queste delle leggende. Sì. Poi Dragolanciere in 3x con quello parallel, quello raro del TP e quello comune dell'SD. Questo mi sembrava fosse quello di Jaden, non mi ricordo. Sì, mi sa, YSD era Jaden, se non mi sbaglio. È il deck di Jaden. Esatto. Poi, è comune, no, lui? Sì. Poi Mavailo, detto Riccardo Carvaglio, esatto, DSDM versione originale, SDM 25esimo anniversario e del mazzo introduttivo Joy, va bene, andiamo avanti con questi tante leggende sui deck di Joy, che esatto, carte che non esatto, sono sue. Esatto, le leggende metropolitane ma anche tranviarie, esatto. Poi Drago da un'altra dimensione, super della DR1, Dark Revelation 1, questo che era del DP Kaiba sempre, e questo di Dual Terminal. Facciamo vedere lo splendore di questa carta, Dual Terminal, sono sempre carini. Sì. Poi andiamo avanti, se no dura 6 ore sto video. Ah, pagina del virus. Questa qua è post-COVID. Post-COVID. La pagina infatti, COVID. Esatto, del Team 19 questo. Però è... sì, esatto. Praticamente giusto. Sì. 3x del giapponese, 3x dell'SDM originale, 3x dell'SDM... 25esimo anniversario. Infatti è stata una pandemia globale. Sì, globale. 25esimo anniversario ha portato a questo. Non doveva succedere, capisci? Doveva esistere. Esatto. Poi Kaiser Glider o Glider, versione Dark Crisis e del DP, Desdemone Selvaggio. Questo non mi ricordo più di che cos'è. Ah sì, sempre Dark Crisis. Poi Cyber Jara, che ce l'ho sia di SDM originale che del 25esimo, la Ultimate nel book. Lampada Antica di SP2, che non mi ricordo cos'è, un'edizione speciale SCP2, comunque, sì. E non so, saranno quelle cose lì tipo Shonen, forse dei giornaletti, non mi ricordo più. Desgardius Ultra Giapponico e Secret Speed Duel. Qua ho sbagliato a metterla, questa non ci doveva essere. No, però diciamo cos'è, perché praticamente abbiamo sì, visto esatto. Che questa, se voi andate a guardare, c'è l'apparizione. Esatto. No, non c'è. No, non c'è, cioè praticamente ti rimanda non c'è l'apparenza su Joy, c'è nel guardia perfetto. Card Guard esiste come carta di seto, ma è una magia. Esatto. E l'effetto non è quello, quindi adesso analizzeremo se e quanto, ma non c'entra con... cioè, beh, allora va a parare la distruzione, sì, quindi siamo lì, però quindi magia... è da valutare, cioè un conto dici il Mimikat che comunque era una mezzo mossa ma è sempre stato attivato come, oppure scusa, non il Mimikat, il Copycat. No, ma il Copycat comunque l'immagine era quella. Sì, sì, infatti dici la giocava come magia, ma alla fine è quello il mostro qua, è proprio cambiata io, la carta. Però è cambiata la carta, ma l'effetto vagamente potrebbe essere, cioè giocavo riconducibile, è da valutare, è riconducibile, bello, è riconducibile, molto bello, bello. Molto bene, proseguiamo. Ci sono i Versago, versione raro e comune. Esatto, la reggia di Versago. Poi Spirito Ryu,
Il muro illusorio super raro, poi l'invito al sonno oscuro, spettacolare, mai giocata da nessuno però, una bella carta. Guerriero di D, raro e comune, mi manca ultra del maledetta, TP, carta maledetta. Ricordiamolo, mi sembra che costi sui 100 euro ormai quello ultra del TP. E la madonna, ti ne hanno fatte tre stampe di sto coso. Cinghiale guerriero che non ci abbandona mai, manca la zebra oscura perché nel deck di Mokuba, ma io la voglio mettere quella tutta rovinata qui. Cosa ride, signor Yugi? Ah no, perché... Io ce l'ho nel mio book personale, però ce l'ho quella nuova. Quale? Ecco. Quella nuova, no, della zebra, nei book con i personaggi. Ecco, poi c'è il drago della caverna, Bimot Bifronte, sì, non li ho realizzati. Ah, questo non esiste più raro di così. C'è quello super che è nel mazzo, ma penso esistano altre rarità, non mi ricordo più, vabbè. Verme bestiale, drago nero pece, anima oscura posseduta. Vanno a terminare questa sezione, ma qua mancano due o tre cartine che ho nel mazzo di Mokuba, vabbè, che devo aggiungere ancora. Finiamo i mostri con effetto, con il rituale, non so, l'ho buttato qui così, va bene, sì, perché qua ho messo quelli del movie, del film. Quindi ho messo Paladino che va a completare sezione anime manga di Kaiba con effetto, di mostri di Seto con effetto. Quindi Ultra di MFC di Magician's Force, Paladino del DP Kaiba e Paladino del giapponese, del mazzo giapponese. Sì, lui è spettacolare. Poi quelli di MFC secondo me sono spettacolari come qualità. Con un drago bianco, col drago bianco adolescente. Esatto, un pony di drago bianco. Esatto. Quando ancora era cavalcabile. Comunque, tre per di Peten, sempre del film, il cavaliere familiare, mi manca il drago metallico raro, non l'ho messo, non penso che vada a svalutare la mia collezione, un drago metallico raro che manca, però manca, quanto è bello carte, cioè. signori miei, non siamo qui a contare le banane sugli alberi, le bambole. Si conclude il primo book e se ne apre un secondo. No, ma questo è più rapido. Questo è rapido in dolore, più o meno. È finito, basta. Per la prima pagina è finito. Ci sono tutti i giallini. Infatti. Qua sì, ci sono mostri normali di Kaiba, sempre, Seto. E parti di Saggi, versione PMT, prima edizione. Bello. Mangiato dalla vita, ma bellissimo. Alla fine, versione Bandai. Dopo che ha fatto un sacco di spettacoli al circo, poverino, un po' strano. Dopo mandato... che è stato morsicato da un drago nero o ammagliato dal mago. È sempre tributato per CCV, basta. È vero, poverino. Vuole essere lasciato stare. Consumato dalla malattia. Dal COVID. Qua era potentissimo, invece, un 600-2200 della Bandai. Tra l'altro, bella l'artwork della Bandai. Speriamo poi qualcosa della Bandai così. La facciano anche, ma la vedo dura, la vedo durissima. E poi lo volevo mettere giapponese, sì, speriamo lo facciano, però dico magari tra 20 anni. E mi manca quando questa giapponese. Carta praticamente rimarrà solo l'immagine, esatto, rimarrà solo, beh, se la fanno di Rush Duel magari sì, lo fanno. Poi qui ci sarebbe Ascia da guerra. Non l'ho messo, sto aspettando che lo facciano foil. Bandai. Beh, c'è raro, e ci manca giapponese. In realtà c'è già foil. No, ma foil raro. Vabbè, c'è raro. No, c'è ultra, ci sarà la valigetta di Kaiba. Sì. Ah, di effettivamente, dovrei prendere la valigetta. Solo per quello. Per la sono valigetta. Kaiba? No, e quindi perché dovrei come prendere no, la valigetta? Come no, cosa dice lei? Allora questi buchi non sono suoi. No, sono miei. Sono di Seto. Questi sono di Seto. Vabbè, lui ha detto Kaiba, quindi Kaiba c'è Mokuba, c'è Gozaburo. Ci sono i Big Five che ormai sono diventati Kaiba. Giganti Itozume, andiamo avanti, versione 2 di spec. Qua non so perché, mi sa che l'ho perso quello Bandai, o comunque non lo trovo, vabbè, comunque esiste, arriverà a breve. E poi c'è quello sempre giapponese, ho lasciato lo spazzettino.
No, c'è una. Prima che Seto c'è va un davanti, motivo c'è, per cui c'è un tips su Seto che ogni 2x3 ci scrive nel gruppo: ragazzi, non trovo più un malloppo. Cioè, non è che dici una carta, no, un malloppo. Una volta ci ha chiesto: ma voi per caso mi avete preso l'ultimate? Perché non ne trovo due. Ma perché queste cose qui succedono. Dopo due mesi le ho trovate. Ma le avevo già ricomprate. Avendo una casa così grande, un edificio sì. così grande. Cioè. È presente cosa vuol dire? I miei magazzini. Sulla torre Velasca. Cioè sulla torre Velasca. Ha lasciato nel jet, nel porta oggetti. Sì, esatto. Di solito li uso come fermabicchieri. Cioè. Esatto. Che cavolo. Andiamo avanti con il giudicatore versione Legendary Collection. Bandai, e quindi continuiamo come la prima pagina, e giapponesico. Ah, anche lì che speriamo che lo facciano ultra, sì, full art, questo strano, anche sì così. Carino, sì, ma sono tutte belle queste della Bandai, sì. Potrebbero farli sono particolari sul body. Predatore Wars del Teen, bello. Secret, spettacolare. Rush Duel, facciamolo vedere magari questo, che sono cose un po' più rare. No, è un Legend, tra l'altro ce l'ho anch'io quello. Questo è un Legend, yes, legend. Che ne puoi giocare solo uno, giusto? Sì, un Legend e basta. Tutto sbarilluccicoso, versione tipo mosaico, sì. Mosaico rare, super rare. E quello giapponese. Beh, non l'ho messo qua, versione Bandai, perché non esiste. Ah, non esiste? No. Non l'ho mai fatta? No, forse no. Poi il genio della lampada nelle sue due versioni, versione normale, classica e super raro. Detta la Gina. La Gina. E poi quello del McDonald's. Ah, è vero. Questo del McDonald's, raro. C'è anche del DP. C'è anche del DP, sì, però. Sì. Adesso questo che è un po' più carino. No, assolutamente. No, era solo per sì, precisare sì, comunque che nel DP c'è anche... L'hanno fatto del DP e forse anche della LDK2, sì, sì. Può essere. Sì, sì, nel sì, DP sì. Me lo ricordavo perché sì, era DP... forse il primo che avevamo visto con quell'artwork. Perché il McDonald's era già uscito, ma... All'epoca sì. non lo conoscevamo. Mm-hmm. Quindi... Impossibile da trovare. Cioè, era poi americano. McDonald's sì. americano. Sì, sì, quasi sì, sì. Bello, questo è il Retropack. Retropack questo, quindi vedete che bello che è super rispetto a quello un po' più giallo spento, questo giallo fermo. Ok. È interior designer il nostro... ha costruito lui la sì Kaiba beh Cor- ma dopo un po' la Kaiba Corporation mica si fa da sola, ne disegna di solito lui sì perché se li faccio fare a Roland è buona serata. disegna altre cose. Ah sì ragazzi, e alla fine comunque Yozan Ryu della Dark Legend, bellissimo, spettacolare Dark questo. Polo Gang della Dark so, Polo okay. Legend Dark Polo Legend esatto. Raro della Sovrana della Magia, SDM, e ultra giapponico, versione prima, la prima versione, ma guardate che bello che è. Spettacolo. Sembra specchiato. Cioè, sembra uno specchio, tanto è lucente. È fatto di ghiera di cristallo, no, di diamanti. Fischia. Poi c'è il Drago Avido 2, vedete hanno scritto giusto qua, Drago Avido, numero 2 col numero. Non sì. come quello in italiano che non c'è. Super raro. Sa che il 2 non c'è scritto. Qui, il 2 lo scrive, non allora, è sempre giusto. Drago Avido numero 2. È il punto. Sì. Quello lì c'è scritto qua. Sì, sì. Poi Elfi Gemelli di Yok, edizione limitata. Spettacolare. Cucciolo di Drago della Legendary Joy. Scusate. Come mai c'è anche Seto attenzione. Questo? C'è anche Yugi. Ho scoperto recentemente che lo gioca a copiare il povero Joy. Poi carta fortissimo. Tra l'altro ce l'hai nel deck si vedi Mokubo perché arrivava fino a lì un mazzettino di Seto. Andiamo avanti con tre mostri davvero belli, davvero leggendari, con una G. Kaiser la Bestia, spettacolare. Non fosse un 5 stelle lo giocherei anche, cioè, delle 8, tra Boss Rider e Kaiser la Bestia sarebbe una sfida, una bella sfida. Ma anche Spade Inadeguato, certo un 2000 ai tempi era un po' impossibile, con 1008 potevamo farlo. Però lui è un 2000 6 stelle, già più fattibile. Sì, no, vabbè, ma 2000 ai tempi era impossibile che lo facesse la 4. Era un primo pack. No, questo era Starter Deck Kaiba, ma introduttivo. Vabbè, ma questo è uscito poco dopo. In Giappone mi sa che è uscito in un pack, forse Kaiser. C'era Genio della Lampada. Vabbè, dopo.
Sì, sì, poco dopo, però vabbè. Anche la Battle Ox è uscita solo nello starter all'inizio, non è uscita nel back. Esatto. No, no, mai uscita. Da noi, sì, sì, da sì. Da noi ovviamente, stiamo sempre parlando dell'Europa. E poi il Ryukishin potenziato. Andiamo avanti con la pagina dopo, che parte con Jakuten no Megami, la grandiosa Jakuten no Megami, che hanno rovinato in Dungeon Dance Monster. È vero. Che bello questo. Cioè, no, no, bella, proprio vestita in maniera un po' strana, ma questa qui era una artwork bellissima, tra l'altro l'hanno fatta anche, mi manca infatti, devo prendere la versione Yap, sì. Quindi Anniversary Pack, spettacolari. È una delle prime waifu. Esatto, una delle, beh, oddio, ce n'erano già tante di waifu, quella mezza nuda con la fontana, ma poi vabbè, un sacco. Protettrice del trono, l'altra, quell'altra. Tsurugi. Cioè, protettrice del trono c'è, cioè, l'altra, quella che è. Ah, sì, quella oscura. Quell'altra. Esatto. Spodestatrice del trono, non è vero. Anatema del drago, versione LDD 25esimo. Demone selvaggio, orco d'acciaio numero 2, vado veloce, non c'è molto da dire, sono carte iniziali che giocava Niwatoi, Isolato Gadget è molto carino, comunque è un macchina fuoco livello 6, 1800-2000, ha comunque un suo perché, non servirà mai perché le macchine non è che servano molto, però. Ryukishin, bellissimo, uno dei primi usati anche nel manga. Torike. Bandai. Io perché anche Bandai. Di Yugi. Bellissimo. Questo sì, esatto, anche di Yugi, ma ce n'era solo uno, se no te lo prendevo. Bellissimo. Insetto della foresta con la sua versione Bandai, e quindi voglio metterlo anche giapponico. Il mago delle acque, e per finire... Inchiniamoci a sua maestà. Furioso re dei mari. Per finire il set. Il vero boss monster vero di Mokuba. Il vero boss monster di Mokuba. Carta fortissima. Vinco le partite nel torneo con questo. Joy, non ce lo vuole far mettere come boss monster. Ma è fortissimo. Esatto. Cioè, è bellissimo da giocare. Comunque, è un 800-700. E chiude qui la sezione mostri normali. Ne mancano ancora un po' di mostri normali. Cioè, mi manca Grappler, che ce l'ho Bandai, ma non so dove l'ho messo. Eccolo. Non dovevo dirlo, cadono le braccia. Face palma di quelli. Niente, lo rifaremo un secondo video quando usciranno. Grappler non è mai arrivato, mi sa. No, Grappler l'ho preso io, non si preoccupi, signor Joyce. Sì, ma no, ce l'avevi fatto anche vedere. Ma sì, ma non so dove l'ho messo. Ma porca miseria. Vabbè, succedono queste cose. È un coso brutto che sembra una metà tra un Torike e un Basikinse. Un porto giù giapponese della valigetta. Ed è una roba che non si è mai vista. È già stato visto. È nella video valigetta. Ah, bravo, basta. Allora siamo a posto. Vedi, ce l'ho anche in giapponese eventualmente. Passerei alle Magui, andiamo avanti. Un po' di flauti, mulino bianco. Qua c'è sulla band. Qua c'è un pacchetto completo, esatto. Raro della Dark Legend. Poi passiamo a quelli del Duelist League, che sono rosso, viola, blu, verde. Spettacolare anche questi, colorati. Tutti forniti da Joy, che aveva preso il set pinguino, aveva preso anche il set flauto, spettacolare. Pinguino che non è di Joy. Però vabbè, per collezione pinguini, collezione pinguini. Vi farò vedere anche la collezione pinguini. Collezione pinguini nel prossimo book di Joy, quindi progetto collaterale. Questa cosa, 360... carte da mettere, 360 pinguini sotto il soldato pinguino. Certo. Che ho fatto solo di quello. Certo. Ultra del Japan, poi super del primo mazzo introduttivo, super del Speed Duel ma del tournament, sì, questo è il tournament, e secret della Legendary Collection Kaiba. Mancano i comuni, non li ho messi, scusate, ma se no diventava un po' complicato. Vorrei far notare che il flauto, quello giapponese, è primo layout perché ha l'immagine più grande e il rettangolino più piccolo dell'effetto. Bellissimo anche quello. Quindi come il Lord of D di prima, lo Yozen Ryu, che vabbè, sono tutti la stessa set. Sì. Poi Melodia del Drago che si risveglia, quindi andiamo avanti con i gadget del Lord of D. Flauto, chitarra, manca qualcos'altro, batteria, pianola, esatto. Tamburello, vabbè. Comune super, manca la ultra che ce l'ho nel mazzo. Magari ne prenderò una copia in più da mettere qua.
Le tre zanne di Critias di colore diverso da quella che abbiamo visto nel Fusion Deck, quindi verde, viola e blu. La carta dell'oblio, versione Millennium Pack, Legendary e Dupo, Duel Power. Potere del duello. Okay, carte bellissime anche queste. Poi il 3 per di rituale drago bianco, comune del mazzo, Kaiba Evolution, DP e Giappo. Poi ho messo i rifornimenti di emergenza, vabbè, esiste anche raro, perché non metterlo. Il Monster Reborn, il mostro resuscitato, l'ho messo gold perché fa davvero schifo e quindi l'ho messo nel book. Eh sì, è così signori, almeno comunque la sua carta. Onesto il nostro signore. Non mi piacciono queste qua, sono patagarrose. Anche a me, tra l'altro. Non mi piace. Dipende su cosa. Sì, dipende su che carta, ovviamente. Energia oscura, versione PMT. No, scusami. Questo è il mazzo introduttivo Kaiba, se no sarebbe LDD. E poi quella versione Bandai. Bella, tra l'altro. Carina, esatto. Megamorph, che si chiamava come inizialmente, c'è la carta Bandai che non ho ancora, infatti mi sa che poi lo sposterò, lo traslerò in un'altra pagina. E mi sembra Invigoration, mi sembra che si chiami qualcosa, o Reinvigoration, vabbè. Poi Destino Silente. Qua inizia set manipolazione. Destino Silente, vedete che c'è la mano, infatti. Destino Silente, comune super e secret, spettacolare secret. Ve lo faccio vedere. Secret è di che parte? Di PTDN, no, Glass. Ah, bello. Spettacolo. È uscito in Glass Secret. Spettacolo. Prima uscita, tra l'altro. Sì. Bello. Prima uscita Secret. Poi, assorbimento magico, mi manca quello, qua ci sarebbe o comune o raro, lo devo ancora prendere, super e ultimate. Controllo mesmerico, altra manipolazione, come vedete. Esatto. Common, esiste anche secret, sempre di Soi, ma versione secret, ultra. E in teoria ce n'è un altro ultra di un'altra edizione, non mi ricordo più qual è. Visto che valgono talmente poco che mi sa che lo prenderò. No, è vero. Poi, altra manipolazione, il controllo avversario, comune, gold, secret e secret. Ne manca un'altra che è appena uscita, l'ultimate. È che devo acquistare, costa almeno 50 euro. Prima che si alzi. No, ma secondo me starà più o meno su quella cifra lì. Comunque non poco. E ovviamente c'è anche quello ultra che non è il mazzo. Che poi dovrà sostituire quello ultimate. Penso che lo metterò nel deck, così vado a potenziarlo. Magari ne compro due. No, scherzo. L'ha detto. Riproduzione magica. Andiamo avanti con la manipolazione. E versione ultra della... Questo era di Legendary, sì. Legendary Kaiba. Quello ci sarà l'hard poi, prima o poi, perché speriamo. In mezzo c'è il cerchio. Sì, è vero. Di sì. Yugi, quindi sì. Sicuramente in Giappone. Non l'ho ancora visto in realtà, perché è una carta a cui non ho mai fatto caso giapponese. Ma probabilmente ci sarà ovviamente il cerchio incantatore, quello di giapponese. Sì, sì, col solito... Con la stella. Prisma lì, come si chiama? Con la stella. Stella di David. Designatore di D, diciamo una manipolazione, più o meno. La ninna nana dell'obbedienza che ti manipola e mi dà il tuo mostro. Ultra Secret, quel glorioso quando giocavamo ancora, ma costa troppo adesso. Allora, potrei giocarla, ma in un Kaiba Corporation Tournament. Boh, un po' sprecata. Certo, contro... però è solo una carta mostro. Contro Jim, togliergli un bel coso. Allora, potresti fare le combone, tipo ninna nanna, designatore di D e quant'altro, però vabbè, poi diventa tutto un mazzo proprio control. Potresti metterci, non so, giocare tante magie, guadagnare vita, poi bannare tutto, tributarti tutto e guadagnare altri. Bannare e poi rievocare tutto. Non so, mettiamo un mazzo così, un mezzo rimuovi. C'è anche il nucleo oscuro, il rilascio delle anime, quindi ecco. Comunque andiamo avanti. Il riflettore magico, il nobiluomo, come dicevamo, anche lui rimuoverebbe, quindi puoi fare un mega mazzo, un mezzo rimozione. Sì, sì, esatto. Perché appunto c'è nucleo oscuro che banna scoperto, nobiluomo che banna coperto, assorbi anime che guadagno quando una o più carte vengono bandite, quindi non male.
fusione, cioè potrei anche non difendermi, io ti banno tutto, prendo, ti banno tutto, guadagno life points con questa e con la... con l'assorbimento e vado avanti così. Il nostro setto che ci illustra le strategie per i prossimi KC tournament, quando cercherà di modificare poi il deck che non riesce a vincere. Esatto, rievoco tutto di fusione dimensionale, qua ce l'ho quella di R2. Bello. E quella ultra di Yok che abbiamo visto ovviamente negli unboxing dell'ultima 25esimo anniversario, andate a rivedervelo anche questo era mozzafiante ancora, sì. E quindi ti potresti rievocare tutto, ribanno anche con il rilascio delle anime. C'è la versione bellissima, la versione lo start, insomma, come si può vedere senza vestitino, la donnina qua che si va a lavare nel lago. Nella zona rimozione. Nella zona rimozione, in mezzo ai mostriciattoli. E poi il battito d'ali del drago di gigante. Finiamo le ultime due pagine di magie con scambio di anime super, e scambio di anime ultra, e scambio di anime, quello giapponese, versione tipo Secret Parallel, bello. Secret Prismatico. Poi un tifone buttato lì a caso, però è giusto, di Kaiba, rimpicciolire versione comune, super, ultra e comune ma giapponese, riduzione del costo raro, riduzione del costo ultra, questo è un spettacolare della DR1, la rivelazione scura 1, anfora dell'abilità comune, vabbè, era buttata proprio dentro così perché... È di Kaiba, buttiamola dentro, poi vieni, mancano ancora, manca la Ivy Storm, mancano altre due cose, ma sono carte che comunque potrei mettere comuni, ma che senso ha? Ho messo un po' le carte più di sostanza, più sbrilluccicose. Anello di difesa comune e ultra, questa è sempre una carta bella, era uscita nel DP, ma sai che poi non l'hanno manco più ristampato. Cioè, non è una carta che mi ha ristampato poco. È vero. Che non si è mai usata, quindi non ha senso che la ristampino, però. Defusione. Polimerizzazione e polimerizzazione, versione manga questa, cosa? Sì. Anime, no, l'anime no. Questa era versione anime, questa era versione, però quindi manca quella Bandai. Quella da Jinx, praticamente, da Jinx in poi c'è quella classica. Sì, esatto. Che ha preso Joy, quindi magari la vedremo nei prossimi book. Andiamo avanti, ho lasciato un po' di spazio per altre magie, altri set, e si parte con le trappole, quindi... carte iconiche di Kaiba che poi vanno a formare le eventuali fusioni con Critias, tranne, cioè ci sarebbe anche questo in realtà, però non esiste, cioè non lo gioca Seto quello, il drago esplosivo. Ah sì, è vero, peccato. Ed è raro del Champions Pack, ultra della Legendary, Ultimate del DP versione prima edizione, e lo start sempre nell'U di distruzione, questo è spettacolare che faceva esplodere e detonare i mostri, cioè anche questo non è che sia tanto censurato comunque, sì, però un po' meno può. Della granata un po' meno della granata. Alla tiranna qua in centro poi metterei il virus distruggi carte, però questo è ultra della Legendary con un artwork, questo è quello Ultimate Unlimited del DP con la versione giapponese, infatti come vedete ho già anche quella, questa ce l'ho davvero da un sacco di tempo, perché ai tempi esisteva solo Gold, era uscita così Gold e poi che qualche... non ho ancora, infatti vorrei prendere perché è davvero non ce l'hai quella storica Gold prima è uscita, non ce l'ho, infatti volevo metterla qua, spettacolare. E poi mi manca, no, allora la versione prima edizione ce l'ho nel book e poi ho comunque questa giapponese qua. Vado avanti, un po' di clonazioni, ci sono ne ho così tante che sì, esatto, ogni tanto ne esce una in più, esatto, ne esce una in più ogni tanto. Comune, ultra della Legendary, ultra del Jump, mi manca quello Secret, perché ho quello ultra del giapponese, mi manca quella Secret da Retro Pack. Bella. Poi, a nulla attacco comune, qua ci sarebbe quello raro, e questo è quello di R.O.D. che è... c'è il distruttore, quello è il gioco, esatto, che avevo per... Reshef of Destruction, esatto. Sì. Non lo so, comunque è del gioco, del videogioco. Game Boy, esatto. Teletrasportatore comune ultra, il cannone virus che ho anche raro, mi sono dimenticato di metterlo, terreno Ririoku, ritorno dall'altra dimensione, soffio incendiario, magia ombra, e per finire il book all'ora esatta di registrazione più o meno. Ultima carta, ultimo turno. E così finiamo il book di Seto. Pensavate fosse finito qua il book?
In realtà c'è un'ultima pagina misteriosa e speciale solo per chi ha atteso quei 5 secondi in più a fine video, ed è questa. Voilà! Questi sono i mostri che gioca nel film, forse questi no. Vabbè, no, loro no. Questi li ho messi film. Proprio per completare la pagina, esatto. Però sono davvero spettacolari. E sono comunque i draghi bianchi occhi blu alternativo, bello. Alternativi, Ultra, Secret e Ghost. Bellissimi. Ho anche quello gold, ma non so dove l'ho messo, come al solito. E vabbè, non ci facciamo l'abitudine. E questo è il Ghost Alternative. Regalato al compleanno dell'anno scorso. L'anno scorso? Sì, sì. 2 anni fa? No, l'anno scorso. Noi stiamo cercando di incitare il nostro set a giocarlo nel deck. Sì, il Ghost from the Past. O primo o secondo, non mi ricordo più, vabbè. Questo non posso giocarlo, ma siete pazzi. Secondo me l'hanno riuscito. E questo. Ma tanto quindi... l'uno perlo gioca. Quindi esatto, secondo me ci sta a giocarlo. E non so, però adesso vediamo, dai. Facciamolo diventare un S sto deck, finalmente. Un S? Vabbè, sei pazzo. Ma sei pazzo, vinco tutte le partite. Anche questi qua dovresti giocare. Esplosione. Tra l'altro. E poi c'è qualcosina di Fusion Special. Il drago gemello occhi blu Secret. Volevano copiare Zane. Ma ci sono riusciti benissimo. Perché è fortissimo. Drago finale alternativo occhi blu. Quello del pin. Questo che è di seto, in realtà. Questi non sono di seto, nemmeno questi. Questo sì, il neo drago occhi blu finale, perché lo gioca nel film. E anche questo, il drago caos massimo occhi blu. Ovviamente mancano tutte le altre carte del movie, ma le farò in seguito. Tanto... non è così essenziale da far vedere. Se le giocasse nel mazzo sarebbe molto. Poi le ho perse, va bene? Quindi è così. È così. Comunque noi stiamo parlando di quelle che gioco adesso, quindi per ora queste non le sto giocando, non ha neanche senso farle vedere, secondo me. E occhi azzurri, occhi blu. Finisce così il secondo book. Quindi per chi ha atteso qualche secondo in più, ha visto anche queste special cards. Quindi siamo giunti alla fine di questa epopea di un'ora. Sono stanco, siamo stanchi, e ora ci tocca registrare il prossimo book. Quale sarà il prossimo book che faremo vedere? Magari molto scriveteci probabilmente anche nei commenti se qualche personaggio, esatto, vi interessa in particolare. Ovviamente sappiate che non faremo vedere un personaggio, perché un personaggio non riuscirà a completare un book intero, a parte appunto i nostri tre Seto, Yugi e Joy, perché non hanno fatto così tante carte di tutti i personaggi. Si potrebbe fare Pegasus, secondo me, no, perché ha sia quelli comuni, quelli rari, quelli ultra. Sì, beh, se metti Pegasus 850 rarità, sì, ok. Pegasus, Marik e Bakura, però anche Bakura ne ha poche. Ma un book intero è difficile. Book intero magari no, però magari facciamo due tipo una cosa del genere con le varie rarità. Esatto. Più carte con più rarità. Esatto. Quindi fateci sapere qual è il vostro personaggio preferito oltre ai nostri primi tre protagonisti. E quindi ovviamente se poi vorreste vederli, mettete mi piace. Mettete mi piace, andate a pescare un commento e scriveteci cosa ne pensate. Un grazie speciale ai 300 novelli iscritti che ci stanno seguendo dal giorno zero. Giorno zero non proprio, però va bene. Da quando è nato Gesù. Cosa? Da quando è nato Gesù. Sì, dall'anno dopo Cristo, dal giorno zero dopo Cristo. E ciao a tutti. Ciao. Ciao.